È Renato Schifani, il nuovo governatore della regione siciliana, il candidato della coalizione di centrodestra, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana e Popolari Autonomisti, ha vinto la tornata elettorale del 25 settembre. Lo spoglio, partito alle 14 di lunedì, ha confermato gli exit poll precedenti al voto che davano l'ex presidente del Senato ampiamente in vantaggio sul suo diretto inseguitore Cateno De Luca. Renato Schifani prende così il testimone lasciato da Nello Musumeci, il quale aveva annunciato le dimissioni dalla carica lo scorso 4 agosto e che adesso è volato a Roma come senatore. Schifani prende circa il 42% dei consensi, con un ampio vantaggio sugli altri candidati, secondo Cateno De Luca al 24,6%. L'ex sindaco di Messina ha confermato il buon risultato che ha permesso alla sua lista di eleggere un deputato e un senatore nei collegi di Messina alle elezioni politiche. Più vicini fra loro i candidati del PD, Caterina Chinnici con il 16% e del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola con il 15,1%. Schifani arriva al comitato elettorale di Palermo intorno alle 20, quando i dati sono abbastanza consolidati, e saluta con le mani alzate in segno di vittoria. Questa è una vittoria di tutto il centrodestra, ha dichiarato ai giornalisti. Sono certo che ci sarà una maggioranza abbastanza qualificata e non leggera come qualcuno adombrava. E poi aggiunge: istituirò una conferenza dei servizi composta da uomini dello Stato come ex magistrati, possibilmente non siciliani, per darci una mano contro le infiltrazioni mafiose nel PNRR. C'è anche una menzione particolare da parte del neogovernatore, che risponde così a chi gli chiede a chi dedica la vittoria. La dedico a dei ragazzi. Dei ragazzi che ho incontrato all'interno di una comunità di recupero. Tanti anni fa ero capogruppo, ero col ministro Castello. Questi ragazzi vendevano così, lavoravano all'interno e poi facevano gli artigiani e vendevano dei piccoli tagliabalsa, dei piccoli tagliabalsa in legno, diciamo così, dei souvenir per guadagnare qualcosa. E in quei souvenir c'era scritto: vai sempre avanti anche quando pensi che sia inutile. Da quell'insegnamento, vede, io ho imparato tanto, perché ho detto a me stesso: se questi ragazzi hanno la forza di andare avanti pur nella difficoltà del loro stato, noi politici abbiamo il dovere di imitarli e di fare addirittura meglio se ci riusciamo. Per le elezioni regionali in Sicilia ha votato il 48,62% degli aventi diritto, ovvero 2.249.870 votanti su 4.627.146 elettori. Il dato sull'affluenza del 2022 è superiore a quello di 5 anni fa, quando era stata del 46,75%. 70 i deputati dell'Assemblea regionale siciliana eletti, così la ripartizione dei seggi, 62 attribuiti con il sistema proporzionale puro e soglia di sbarramento al 5% a livello regionale, 16 a Palermo, 13 a Catania, 8 a Messina, 6 ad Agrigento, 5 a Siracusa e Trapani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissetta e 2 a Enna. Un seggio spetta al candidato alla presidenza della regione eletto e un seggio invece al candidato governatore arrivato secondo nelle preferenze. Infine, 6 seggi vengono assegnati all'interno della lista regionale del candidato presidente. Si tratta in sostanza di una lista bloccata che funziona da premio di maggioranza e consente alla coalizione collegata al presidente della regione eletto di ottenere al massimo 42 seggi all'ARS. I seggi non utilizzati sono distribuiti con criterio proporzionale alle liste di minoranza che abbiano superato lo sbarramento.